Questa è World of Jumanji e no, non si trova a Gardaland, ma è un'area completamente dedicata al brand di Jumanji nel parco Jessington World of Adventure e oggi la esploreremo insieme. Svelato il motivo per cui io sono venuto a Chessington, ossia per vedere questa nuovissima area World of Jumanji. Perché scusami, dopo tutte queste novità a tema Jumanji che abbiamo visto a Gardaland, ero molto curioso di vedere cosa hanno aperto anche negli altri parchi a tema Jumanji. E quindi oggi esploreremo la prima area a tema Jumanji al mondo. Quest'area si trova a Chessington World of Adventure, un parco a sud di Londra che, se volete vederlo, ho fatto il video dedicato al parco la settimana scorsa, quindi mi raccomando, se siete curiosi, non perdetevelo. E questo parco è una sorta di zoo, una sorta di Animal Kingdom, quindi secondo me l'area Jumanji qua dentro ci sta benissimo. Ora, non è grandissima, però con quest'area hanno aperto tre nuove attrazioni, due flat ride e un nuovo coaster della B&M, che sarebbe un wing coaster un po' strano, perché non solo è lanciato, ma va anche all'indietro e, come abbiamo visto su Tonnerre de Zeus, a Park Asterix, l'ultima fila può andare in retromarcia, ma dato che questo coaster va all'indietro, una volta che torna indietro, l'ultima fila andrà in avanti. Cioè, avete capito, no? Più o meno. Essendo nuova questa attrazione, non è possibile mettersi in coda normalmente, ma bisogna per forza prenotare la virtual queue online attraverso l'app di Chessington. Io l'ho già prenotata e posso entrare dalle 12 alle 12:50, quindi dobbiamo ancora aspettare un po' per fare Mandarin Mayhem, non so come si dice. Ma nel frattempo, quindi, esploriamo questa area. Una cosa molto bella di questa piazza principale è che è a forma del vecchio gioco del primo film di Jumanji, e disseminati all'interno di questa piazza ci sono delle sorte di mini giochi da fare per i bambini che secondo me sono molto carini. E guardate all'interno della piazza cosa ritroviamo: le pedine di Jumanji che noi abbiamo rivisto all'interno del centro del nostro nuovo Jumanji The Labyrinth, e sono le stesse identiche pedine. Ma no, ma dai, attenzione, torte esplosive. Bellissimo questo barile. Una delle flat ride nuove, oltre al coaster della B&M, è Mamba Strike. Sapete che a me non piacciono le flat ride, quindi probabilmente non ne farò neanche una, perché le flat ride sono praticamente fatte apposta per far venire il mal di stomaco. Però, ridendo e scherzando, Mamba Strike già alle 10:30 di mattino ha 30 minuti d'attesa, che è tantissimo. Ovviamente, essendo un parco Merlin, non è possibile filmare sulle attrazioni, quindi non avrete le mie facce sul coaster del mandrillo, però posso comunque, come al solito, registrare l'audio. Un'altra nuova flat ride che hanno aggiunto nell'area di Jumanji è Ostrich Stampede, penso si dica così, non lo so. E anche questa, per essere una flat ride, ha tantissima attesa, perché ci sono già 45 minuti d'attesa. E io sinceramente farmi 45 minuti per essere centrifugato e sballottolato non ne ho tanta voglia. E guardate un po' chi c'è qua, c'è l'ippopotamo, che anche questo è palesemente identico al nostro ma in versione in miniatura. Però non ha tanto senso, perché tipo sbuca dal terreno a caso. Se ci avessero fatto magari un laghetto che sbuca dal laghetto, allora forse avrebbe avuto più senso, ma così che sbuca dalla terra è un po' strano. Oh no, scappa, presto, scappa! Oh mio Dio! Ovviamente all'interno di quest'area non possono mancare i giochetti in cui vincere i peluche, però una cosa che sono curioso di vedere è il merchandising, per capire se hanno più o meno le stesse cose che abbiamo a Gardaland o se hanno robe diverse. Per ora l'unico shop che ho visto è questo qua all'uscita del coaster, quindi penso che sia probabilmente l'unico shop dell'area. E ovviamente c'è un sacco di roba a tema World of Jumanji.
Ci sono le magliette che costano 25 sterline e le felpe che costano 45 sterline. E poi ci sono questi pupazzetti che non so se noi abbiamo a Gardaland o no. Secondo me non ce li abbiamo, almeno penso. Costano 16 sterline. Sono molto carini, hanno sopra anche il logo di Jumanji. Questi qua sono carini, anche questa tazza in realtà è molto bella, col sughero sotto. Gardaland, ce le abbiamo noi queste tazze? Bella questa, Poi ovviamente non possono mancare le borracce e il gioco di Jumanji, che c'è quello bello 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 che costa 130 sterline, che è tantissimo, e poi c'è quello invece un po' meno bello che costa ovviamente un pochettino meno. Io comunque non capisco come sia possibile che in questo parco ogni attrazione ogni tanto va così, va down. Tipo adesso il Mandry Mayhem è down. Piccolo aggiornamento: dato che il mandrillo è stato chiuso, mi hanno rischedulato l'ingresso dell'attrazione. Posso entrare entro l'1:47. Quindi anziché entrare dalle 12, posso entrare dall'1. Quindi mi hanno posticipato l'ingresso. Onestamente, questo giaguaro in cui passa intorno il coaster a me sinceramente piace, secondo me è fatto molto bene e ovviamente nella land di Jumanji doveva assolutamente esserci, come in realtà mi piace anche il nostro ingresso che abbiamo a Jumanji The Adventure, però forse preferisco questo giaguaro. Ora, alcuni dicono che questa testa di giaguaro potrebbe anche essere inserita al posto di Sequoia in mezzo a Shaman. Sinceramente io dubito, però è una teoria e non è da escludere, in realtà potrebbe essere una cosa plausibile. Una cosa molto bella che non ho notato se succede o meno è che quando il coaster arriva tipo lì in alto fino a quel punto, sarebbe stato molto figo se là in alto si illuminasse di verde, tipo la gemma che non so neanche se c'è o meno, di un verde fortissimo, sarebbe stato molto figo. Devo farci caso adesso appena ripasso, vediamo. No, però ruggisce. Sì, però dai, potevano farci accendere un laser verde lì, uffa. Ruggisce e basta, sarebbe stato molto più figo se si accendesse la gemmina lì in alto, vabbè. Così intanto arrivavi su, dicevi, Jumanji! Era più figo. Mamba Strike nel frattempo è passato a 50 minuti, cioè ma... Mi pare fare 50 minuti per un'attrazione del genere. 50 minuti è veramente esagerato comunque. Vedi però, ci sono 60 minuti, ma vedi però come sono, cioè stanno 100 ore fermi a far entrare le persone e ci mettono 20 anni a caricare. Vabbè, e ci credo che ci sono 60 minuti, ci mettono 100 anni a caricare. Tra l'altro mi sono appena accorto che qui dietro di me, e ringrazio Gabriel che me l'ha fatto notare su Instagram, c'è un easter egg di Gardaland, ossia la Jeep che noi abbiamo su Jumanji The Adventure. Fighissima questa cosa, sono queste le cose che a me piacciono tantissimo, i dettagli sparsi in giro. All'interno di quest'area c'è anche solamente un singolo posto in cui andare a mangiare e non c'è in realtà tanta scelta, perché c'è uno stinco gigante di tacchino che io sicuramente non prenderò, perché se mi conoscete sapete che non sono fan di quelle cose, che costa 14 sterline, oppure ci sono dei muffin che non mi ispirano tantissimo, a dire la verità. Bella questa challenge, se non fosse tipo cagata da un uccellino, devi dalla A devi raggiungere la B, oppure dalla A e dalla B devi cercare di raggiungere la gemma. Peccato che anche questa non si illumina, sarebbe figo se si illuminasse una volta toccata. Allora parliamo di questo famigerato wing coaster, questo nuovo wing coaster della B&M, il primo shuttle wing coaster lanciato della B&M. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un classico wing coaster, tipo quello che abbiamo a Gardaland Raptor, però con la differenza che è anche lanciato e che torna indietro nel tracciato. Infatti appena partiti riceverete una bella spinta in retromarcia per poi tornare giù in stazione e penso ricevere un'altra spinta e andare verso l'unica inversione
tensione che c'è in questo coaster, che ovviamente facendo il tracciato due volte diventano due. È cortissimo perché sono 380 metri e raggiunge una velocità di 72 km orari. Quindi non è un coaster che dà sensazioni incredibili, è più un B&M Family Coaster. Ho letto di persone a cui non piace la faccia del mandrillo davanti a questo Wind Coaster, ma sinceramente questo mandrillo mi piace. Comunque adesso la nostra reservation è ready, quindi possiamo entrare a fare questo mandrill. Ok, siamo ufficialmente nella coda del mandrillo, che non è per niente tematizzata, però siamo in coda. Adesso faccio partire l'orologio perché sono curioso di vedere quanta coda c'è dopo le due ore di virtual line che ci siamo fatti. Però anche qua, come a Gardaland, hanno questo vizio di fare tutte le code all'aperto, senza nessuna protezione sopra. Cioè, l'estate probabilmente qua si muore di caldo. Dovranno metterci per forza qualcosa sopra, sennò addios. Direi che ci siamo. Qua probabilmente c'è la stazione. E in realtà non abbiamo fatto tanta fila, perché sono 17 minuti adesso. Ma non ci danno neanche il tempo di dare un'occhiata alla stazione, ma dai, ci credo che ci mette tanto se non fanno accumulare la gente qua. Beh, non si sente neanche. Madonna, come è strano stare adesso. No, ma tutto il retromarcia. Oh, i lanci di retromarcia si sentono di brutto. Il coaster del mandrillo e alla fine abbiamo fatto più o meno 20 minuti d'attesa, ed è effettivamente una sorta di family coaster, perché comunque non è niente di che. La parte iniziale in realtà è molto bella, quando vai su ti senti quasi staccare dal sedile, dopodiché torni sotto e ti dovrebbe lanciare, anche se in realtà non l'ho sentito benissimo il lancio, ma forse si sente di più il lancio che c'è in retromarcia quando il coaster torna indietro, torna giù dalla testa del giaguaro. Quello sì, non è assolutamente confrontabile a Raptor. Raptor è molto più bello di questo, però è un'aggiunta che secondo me a Chessington ci sta benissimo. Quindi niente, il coaster del mandrillo approvato. E quindi questa, ragazzi, era la nostra giornata a World of Jumanji, a Chessington World of Adventure. Io spero di essere riuscito a mostrarvi un po' quella che è tutta questa nuova area di questo parco, che secondo me è ben contestualizzata, nel senso, ci sta un'area così in un parco del genere. L'unica cosa è che, avendo visto il parco, che è molto verde, c'è molto verde in giro, mi aspettavo forse un po' più di foresta qua dentro, essendo un'area di Jumanji. Però è anche vero che le piante sono nuove, sono ancora piccole, quindi magari diamogli il tempo di crescere. Sicuramente ci sono cose qua dentro che non hanno ragione di esistere, per esempio l'ippopotamo che spuca dalla terra, quello lì non ha senso, ma piuttosto quanto gli costava metterci un laghetto, aveva già molto più senso. E le code per le flat ride, che sono qualcosa di veramente fuori dal normale. È una nuova area, ok, ma 60 minuti per delle flat ride secondo me è veramente esagerato. E invece ci sono altre cose che funzionano, tipo gli easter egg in giro per il parco, vedi quello di Gardaland, che fanno sempre molto piacere. E in realtà anche questo giaguaro, che a me, a dire la verità, piace. Spero siate riusciti anche voi a farvi un'idea di quello che è Jumanji World. Ho voluto portarvelo per rendervi al corrente di quello che succede anche negli altri parchi a tema Jumanji, dato che ce l'abbiamo anche noi a Gardaland. Come sempre, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per altri contenuti di questo tipo. E io vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!